perché avete deciso di bloccare la statale? La statale è l'unico mezzo che abbiamo per farci sentire dalle istituzioni, che sono sempre latitanti nell'avvertenza dei lavoratori che perdono i posti di lavoro, e gli imprenditori continuano a lasciare a casa le persone senza farsi carico del problema sociale e la drammaticità del problema stesso. Ora siamo stanchi e aspettiamo una convocazione urgente dal prefetto perché tutto questo venga messo sui tavoli ufficiali e che vengano messe con le spalle al muro gli imprenditori che non fanno il proprio dovere, insieme alle istituzioni che non fanno il proprio dovere. Condivido quello che ha detto Rocco, perché chi intraprende un'attività politica deve essere consapevole che creare benessere significa anche questo, cercare in qualche modo di contenere le perdite di posti di lavoro che in questi anni è aumentata a dismisura. Ci sono numerosi disoccupati, moltissimi lavoratori che hanno finito la cassa integrazione, altri che la finiranno. Nel frattempo però gli imprenditori continuano a delocalizzare e nessuno si preoccupa del caso. Siamo preoccupatissimi e chiediamo a tutte le istituzioni affinché intervengano per mettere fine a questa emorragia che sta creando tantissimi disagi alle famiglie dei lavoratori e ai lavoratori stessi, perché ogni tanto devono scendere in piazza a gridare il proprio bisogno di lavoro. Questa è. Chiediamo pertanto l'intervento di chi ha il dovere di intervenire per fare in modo che ci sia una svolta definitiva.